Buongiorno mondo, ormai anche lei mi prende in giro per questo saluto. Comunque, stiamo facendo colazione e cerchiamo di darci una mossa e una svegliata perché oggi vorremmo andare a visitare la Rocca Viscontea e il Chiostro e Museo della Collegiata, perché ieri, come avete visto, non si è riusciti a visitarli, perché fino alle 5 è diluviato, quando siamo andati poi ovviamente stavano già chiudendo. Ma oggi, considerando il fatto che c'è anche la festa, ci sarà un caos esagerato, quindi vogliamo andarci verso le 10 appena apre, 10, 10 un quarto, così le visitiamo magari con un po' più di calma e poi andremo alla festa anche noi, giustamente. Perciò, Giappino, zitto e fai colazione, che è tardi, dai, dai! Troppe parole, troppe parole. Ma piano, tu vai su, prego, avanti. Io e il solito cappuccetto rosso qui vicino a me abbiamo già visitato la Rocca Viscontea e adesso stiamo andando al Museo della Collegiata e il Chiostro. Abbiamo fatto anche una dronata, avete visto le riprese? Fighe, guardate il posto. Sei contenta? Sì. Lei ha sempre freddo, ma non fa così freddo come dice. Museo visto. Piccolino ma interessante, non vi abbiamo fatto vedere niente perché dentro era vietato fare foto e video. E indovinate un po' adesso cosa facciamo? Mangiamo. Parenti, ma non sono la stessa cosa, cioè voi in supermercato dovete proprio cercare l'investitura se volete questa. È un salamotto, però è molto più fine, è fatta con delle carni molto più pregiate. Diciamo proprio l'imperfetto del salamotto. Ecco, cominciamo. Questo tu me lo copri, eh? Poi. Ognuno c'ha il suo mestiere, io faccio quella mia, non lo so cucinare. Prima di fare la coda in cassa, però. Uno. Vai. Buono. Vino Monterosso con le fragole. Strano. Buonissimo. E panino con l'investitura. Un salume tipico di queste parti. Adesso lo assaggiamo. Già detto, non è un cotechino e non è un salame cotto, ma è un prodotto solo esclusivamente di questa zona con carni pregiate.
mangiamo, se no lei si incazza. Ammazzo. Addirittura. Rimarrà nel video questa tua violenza. Lasciala, perché la gente mi darà ragione. Quando mi troveranno morto in un cavolo di canale. Colpa mia che avevo fame. Verranno da te. Una consistenza un po' strana. E niente, al banchetto ci sono i piserei con fagioli. Fasoi. E cosa fai? Non li assaggi? Con un bicchiere di Gotturnio? Buon appetito. Basta, l'ultima cosa, poi camminiamo, smaltiamo e andiamo a spostarci. Forse Bobbio, forse Vigoleno, dobbiamo ancora decidere. Comunque, piserei e fasoi. Stiamo per salutare Castel d'Arquato, ma avremmo voluto spostarci a Bobbio perché era una delle tappe che ci eravamo segnati come paese da visitare, con le mura, il Ponte del Diavolo. Però qua almeno tre persone in tre posti diversi ci hanno consigliato di andare a vedere Vigoleno, che è comunque a 10 km da qui, Bobbio invece dista 70 km. Perciò abbiamo deciso che andremo a vedere questo Vigoleno e vediamo un po' com'è, e poi magari ci spostiamo a Bobbio o stasera o domani. Quindi andiamo a prendere il nostro camper e ci spostiamo a Vigoleno. A dopo. È vero che i chilometri erano solo 9,5 per arrivare a Vigoleno, ma belli, tortuosi, e il mio bel puffo ce l'ha fatta. In salita arrancava con la prima, ma siamo arrivati, abbiamo parcheggiato là sotto e adesso stiamo cercando la strada per arrivare su al borgo. Cappuccetto Rosso la Coraggiosa è arrivata fin sul tetto del torrione, che siamo, con vista panoramica. Capitan Coraggio, Cappuccetto Rosso. Beh dai, questa deviazione per Vigoleno è stata piacevole, peccato di aver preso i gradini per lei e la pioggia appena abbiamo fatto il biglietto per andare sul camminamento di ronde, quindi un po' di pioggerella ce la siamo presa, ma poca, quindi tutto sommato è andata bene. Adesso ci toccano 70 km di nuovo, tutte di curve, perché dobbiamo tornare in direzione Castel d'Arquato e da lì prendere la strada per Bobbio, che per arrivarci bisogna fare un giro dell'oca.
Siamo appena arrivati a Bobbio, abbiamo parcheggiato il puffo lì, tutto solo soletto, sono le 7, qua sotto c'è il torrente, la Simo Cappuccetto Rosso è là davanti, stiamo andando a fare una prima ispezione del borgo e del paese, siamo a 600 metri dal centro, quindi abbastanza comodo come parcheggio, come potete vedere tutto libero, quindi andiamo, speriamo di trovare una panetteria aperta, che stasera mangiamo sul camper un po' di cose nostre, abbiamo comprato il salame oggi, buonissimo, guarda che faccia furba. A dopo, mi facciamo sapere, come al solito, ciao! L'operazione ricerca pane effettuata, abbiamo trovato una panetteria che stava già chiudendo, ma il signore è stato molto gentile, ci ha dato lo stesso due panini. Adesso siamo entrati al camper, quest'area completamente deserta, e mangiamo, tanto sta piovendo, e domani andiamo a visitare Bobbio. Oggi abbiamo fatto giusto un giro veloce, siamo andati a vedere il Ponte del Diavolo o Ponte Gobbo, e domani ve lo facciamo vedere. Buonanotte a tutti, mangiamo, non vi facciamo vedere che mangiamo per l'ennesima volta, quindi gli diamo la buonanotte adesso. Ciao ragazzi.